a tutti ragazzi, bentornati sul canale in questo quinto episodio della serie di Diablo 3. Siamo rimasti nell'episodio precedente all'interno del covo dei Khazra. Siamo tornati un attimo in città a vendere tutte le armi che avevamo raccolto in modo da svuotarci l'inventario. E quindi torniamo direttamente tramite il crocevia nei campi del tormento e andiamo a cercare il covo dei Khazra e vediamo di andare avanti in questo livello, in questo atto. E, per velocizzare, al solito, oltre a mettere a velocità aumentata e tutte queste fasi di combattimento, cioè, nelle prossime puntate penso che andremo a tagliare anche alcune scene sempre di combattimento che magari possono essere ripetitive per la maggior parte di voi. Andando però a interromperci nel caso in cui ci sono combattimenti con Elite oppure episodi importanti appunto per la trama del gioco. Abbiamo incontrato un gruppo di elite, ma a quanto pare, a parte avvelenarci, non ci stanno facendo più di tanto. Il nostro amico seguace sta facendo il suo dovere e sta cominciando a picchiare quelli laterali e noi andiamo direttamente sul boss. Ho bisogno di più collera. Ok, abbiamo fatto anche il livello. Siamo a 15 e andiamo a vedere che abilità abbiamo sbloccato adesso. Allora, abbiamo quindi di questa abbiamo sbloccato la seconda parte, ovvero il bersaglio principale rimane stordito, tutti gli altri nemici colpiti sono respinti. Ok, quindi con questo qua andiamo a caricare gli avversari, mentre di questo provoca i nemici circostanti e genera istantaneamente 5 di collera aggiuntiva per ogni nemico provocato. E per ogni nemico provocato aumenta la vita per colpo. Ok, quindi andiamo a inserire questa. E in più abbiamo sbloccato la terza abilità del seguace. Possiamo scegliere se prendere questa o questa. Allora, questa carica un nemico danneggiando e stordendo nemici circostanti. Spera un potente colpo contro un nemico. Allora, Scelta, andiamo a sai. inserire questa. E mi sembra che non abbiamo niente da dare e quindi andiamo avanti alla ricerca del covo. Abbiamo trovato all'interno di questa zona una missione secondaria. Andiamo a vedere che cosa dobbiamo Sono fare. rovinato! Delle creature demoniache hanno preso dimora nei miei campi! Allora forse dovresti andartene. Questa terra è tutto ciò che possiede la mia famiglia! Non posso andarmene! Ok, quindi dobbiamo liberare prende le terre di questo contadino. Nella mappa sono apparsi i punti dove ci sono i nidi appestati. Approfittiamo di questa missione per fare un po' di esperienza in modo da salire più velocemente di livello. Ok, abbiamo distrutto il primo. Qui abbiamo il secondo, almeno speriamo che verremo ricompensati con qualcosa di utile.
bisogno di più collera. Ok, anche il terzo è fatto. E l'ultimo. Non ho abbastanza collera. Ed è uscito un elite. Attenzione. Allora, andiamo qua e vediamo di come lo congelate. Ok, quindi abbiamo ucciso anche questo. Possiamo parlare con il contadino. Non ci ha dato niente di utile. La mia terra è salva. Che tu sia benedetto. Le famiglie di Tristram non moriranno di fame, grazie a ciò che abbiamo fatto oggi. Ok, quindi ci ha dato un po' di esperienza, ma nient'altro di utile. Nel frattempo nella mappa è apparso il punto in cui c'è il covo dei Kazra, e torniamo sotto e andiamo velocemente all'interno del covo. Ok, siamo arrivati all'ingresso del covo, entriamo subito e vediamo, riprendiamo da dove avevamo lasciato nello scorso episodio. Quindi subito becchiamo un gruppo di fanatici, i guerrieri del clan della luna. Va bene, abbiamo il forziere, ma niente di importante. Andiamo a esplorare se ci sono anche casse da distruggere che magari possono contenere oggetti. Dobbiamo affrettare il rituale. Magda starà qui a momenti. Sta mutando. Abbiamo beccato il punto in cui dovrebbe esserci Magda. Abbiamo interrotto il rituale che stavano facendo. È rimasto Uric. Non ho abbastanza collera. Quindi uccidiamo anche lui. Forse ha fatto davvero impazzire gli uomini cani. Chi sei per sottrarmi ciò che è mio? Sono un crociato. Non importa, la esigo. Sono Magda e guido questa congrega. Il frammento è mio. Lo vedremo. Molto bene, che i giochi abbiano inizio. Ok, quindi per prendere questo frammento sicuramente dovremmo scontrarci con Magda. La mia collera scarseggia. Intanto ci ha lasciato. Valoroso, ma non avrai mai il prossimo frammento. È caduto dove solo gli antichi possono avventurarsi. È ancora più subdola di quanto sembri. Okay, quindi ci ha lasciato prendere il frammento. È stato più facile, meglio così. Riporta il frammento della spada a Kane. Quindi torniamo in città. Devo tornare in città. Andiamo da Kane e portiamo questo frammento. Vediamo. Eccolo qui. Ecco un frammento della spada. L'avevano una strega e la sua congrega. Zio Dekar, sembrano quei cultisti oscuri di cui mi hai parlato. Molto bene, Lea. Hai prestato attenzione. Straniero. C'è nulla di tutto questo che aiuti la tua memoria? Non ho ricordi di questa congrega, ma sento che alla sua testa si trova un'ombra molto più oscura. La luce si fa più forte in te. Ottimo, abbiamo fatto anche il livello. Quindi intanto vediamo cosa abbiamo sbloccato. Quindi a posto dello scudo mettiamo consacrazione. Consacra il terreno attorno al crociato e l'eroe e tutti gli allevati recuperano punti vita all'interno dell'area. Ok, quindi questa per curarci è ottima. E qui abbiamo sbloccato abilità primaria e genera 3 colle aggiuntiva.
Noi l'arma che abbiamo al momento mi pare che è un'arma a due mani, se non ricordo male. Infatti, quindi per adesso teniamo questa. Qua non abbiamo niente di utile. Forse questa, ma quella ci dà più forza, quindi lo lasciamo. Andiamo a svuotare velocemente Ho tutto. estratto delle altre cose perché tu possa darci Prendiamo un'occhiata. tutto quello che possiamo vendere di comune e non comune. Ritroviamo armatura e andiamo avanti nella storia. Il loro capo, Magda, ha detto che il prossimo frammento è caduto dove solo gli antichi possono avventurarsi. Mi fa pensare al tempio sommerso vicino alla foresta putrescente. Ricordo che me ne hai parlato, zio. Esattamente, Lea. Il tempio era la dimora dei Nephilim. Lea, la tua conoscenza potrebbe essere inestimabile. Devi andare ad aiutare il nostro amico affinché trovi il frammento. I Nephilim erano un popolo dell'antichità con poteri incredibili. La Ok, leggenda quindi dice dobbiamo che andare al tempio combatterono una sommerso e tremenda dobbiamo battaglia portarci vicino al anche tempio Lea. e che i loro fantasmi si diano ancora Abbiamo guerra. cominciato a parlare. Vabbè, qua tutte domande sulla storia, la spada. Avverto un potere in questo metallo contorto. Proprio così. Mi è familiare, nonostante il resto sia ancora oscuro. Questa è l'arma di un uomo di grande determinazione. È questo ciò che ero? Che cosa sono allora senza determinazione? Qualunque cosa tu abbia dimenticato non è scomparsa, ti tornerà alla mente. Ok, possiamo continuare. Vediamo se il Faber c'ha qualche cosa che possiamo andare a utilizzare, ma al momento facciamo questo paio di stivali. Non abbiamo i materiali, ok. Quindi ricicliamo. Anzi, per adesso non diamo la spada al nostro seguace. Proprio quel che serve. E ricicliamo tutto quello che abbiamo. Ok. In questo modo possiamo farlo, sì. Quindi andiamo a farci questi stivali e speriamo che esce qualcosa di meglio di quello che abbiamo. Eh sì, decisamente. Non hanno l'abilità forza, però per adesso vanno bene. Quindi inventario. Andiamo a inserire questi. In più ci danno anche 6 di esperienza per ogni uccisione, quindi già questo è buono per salire più velocemente di livello. Quindi dobbiamo tornare nei campi del tormento e cercare il tempio sommerso. Ok, andiamo velocemente. Dopo molte ricerche ho trovato un indizio promettente. Una famiglia nei pressi di Nuova Tristram ha ottenuto una preziosa reliquia. Quei poveri bifolchi non hanno la minima idea di che cosa farsene, ma io ho qualche ideuzza su che cosa fare con la loro figlia. E grazie a lei otterrò il mio premio. Ok, quindi abbiamo Ce ne sono più. sentito questo diario dell'estofante. Vediamo. Punto di controllo raggiunto. Ehi, aiuto, per favore, vogliono uccidere la mia amica! Questo è l'estofante di cui abbiamo sentito il diario I poco fa. ladri uccideranno la mia amica se non facciamo qualcosa! Aiutami a liberarmi e vedrai con i tuoi stessi occhi! Cosa vogliono da lei? È solo la figlia di un contadino, Sasha, ma possiede una reliquia che i ladri vogliono strapparle. Vabbè, aiutiamo Dove ti ha l'estofante abbandonata? e vediamo che Consegnacela! succede. Il mio amato mi salverà! Lasciate la ragazza, la reliquia appartiene a lei. Credi davvero alle parole di questo furfante? Va bene, idioti. Vi uccideremo entrambi. Quindi eliminiamo questo gruppo di briganti. Questa volta non ci scappi! È uscito un'elite Nigel tagliagola.
abbastanza buona che riusciamo a spargirlo, a curarci nello stesso tempo, e così possiamo eliminarlo anche velocemente, anche con l'aiuto al momento di Lea e del nostro seguace. Non finisce qui. Il resto della gilda dei ladri vi troverà. Ok, ci ha dato un bel po' di roba che possiamo anche andare a usare. Per esempio, questa armatura. Ok. Allora, parliamo con l'estofante. Ecco la reliquia, amore mio. L'avevo nascosta come mi hai chiesto. Mio padre inizia a sospettare di noi, ma ciò non avrà più importanza una volta sposati. Non manca molto, vero? Ma certo, mia cara. Presto ci sistemeremo in una bella casetta a coltivare campi e ad allevare marmocche e bambini. Ma prima devo vendere la reliquia. Ahimè, mi toccherà allontanarmi con il mio amico per farlo. Vorresti unirti alla mia crociata? È un cammino difficile. Sì, assolutamente. La strada è pericolosa, eccetera, eccetera. Vogliamo andare? Ok, quindi il lestofante si aggiungeva a noi e evidentemente stava fregando la ragazza. Dei, avrei dovuto saperlo. Sembra che tu abbia bisogno di una mano e per me non è certo salutare rimanere da queste parti. Ti prego, dimmi che non stai prendendo in considerazione questa proposta criminale. Ok, quindi ci dovremmo portare il lestofante con noi e intanto abbiamo trovato il tempio sommerso. E la tua fidanzata? Fidanzata? Ti sembro il tipo che si sposa? A proposito, mi chiamo Lyndon. Allora, il lestofante, armi a distanza a due mani. Allora, visto che noi andiamo direttamente nello scontro fisico, sarebbe buono tenerci questo al posto del templare. Quindi, cerchiamo okay. Fortuna in... Ci teniamo lui, perfetto. Sblocchiamo le sue abilità, attacco a distanza, rallenta i nemici, scaglia un dardo velenoso. Ok, questo acceca i nemici di fronte all'estofante, l'estofante svanisce. No, questo qui. Attacco che infligge danni ad aria, ha una probabilità di stordire i nemici. Attiva l'estofante, scocca più dardi alla volta. Gli attacchi speciali dell'estofante hanno una probabilità di scoccare più dardi. Allora facciamo questo insieme. Ok, e quindi possiamo portarci lui. So che i tomi dicono su Alaric che questo tempio non è incoraggiante. Ok, dobbiamo parlare con Alaric, che è questo qui sotto. Tu devi essere Alaric il guardiano. Zio Dekar mi ha detto che monti la guardia per l'eternità a questo luogo maledetto. Pensavo fosse un mito. Sei una Nephilim? No, è un millennio che non ci sono più Nephilim. Un altro mito. Cerchi l'ingresso di questo tempio, ma solo un Nephilim può entrare. Se otterrai le chiavi dalle tombe all'esterno e le userai sulle porte, vedremo chi e cosa sei davvero. Seguimi. Alzerò il ponte per permetterti di passare. Ok, quindi seguiamo. Cerca due tombe nei boschi sull'altra sponda. Il sepolcro del guerriero e la cripta degli antichi. Al loro interno si trovano le chiavi del nostro sacro tempio. Ok, andiamo velocemente a cercare questo. Quindi dobbiamo recuperare il lume dell'onore del sepolcro del guerriero e il lume della luce della cripta degli antichi. Ok, quindi inoltre Lea potrebbe essere un Nephilim, ma ancora non lo sa. Quindi vediamo che cosa succede una volta trovati questi punti e una volta se riusciamo a entrare all'interno. Ok, teniamoci quella gabbia. Bevete il suo sangue. Questa è la gente di Alaric. No!
gruppo di Elite. Questo è un Elite leggendario addirittura. Cerchiamo di uscire prima. Sentieri, sono degli appostatori. Spostiamoci da qui perché siamo sulle fiamme. Serve pazienza. È morto uno, ha generato un'esplosione. Nel frattempo ci curiamo. Esplosione, via. La cosa positiva è che nel frattempo abbiamo trovato là in alto uno dei due sepolcri che ci interessava, e quindi eliminiamo intanto questo. Ok, è morto anche lui. Dato una daga che non ci serve, vediamo se magari serve a lui. No, ok, questo è il sepolcro del guerriero. Ok, dove troveremo il lume dell'onore. Va bene ragazzi, quindi per questo episodio interrompiamo qui, e nel prossimo continueremo esattamente da qui davanti, così andremo assieme nel sepolcro. Spero che l'episodio vi sia piaciuto, lasciate un like al solito, un commento, richieste, qualsiasi cosa vogliate, e iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima, ciao ciao!